Domenica torna ad Acquaviva delle Fonti l'appuntamento con Chiese Aperte, a cura dell'Archeo Club. Ci illustra i dettagli Marco Bruno, presidente della sezione di Acquaviva. Diciamo, l'Archeo Club si occupa del divulgare le tradizioni, la cultura, far conoscere e proteggere i beni culturali del territorio soprattutto. Ecco, diciamo che non, noi operiamo prevalentemente su Acquaviva. Se poi o in collaborazione con altri archeo club possiamo fare anche, diciamo così, in collaborazione con archeo club che stanno in zona o più lontani, o nei paesi vicini, se non c'è un altro archeo club, perché chiaramente diciamo, ci rispettiamo fra di noi, poi c'è tanto da fare nei nostri paesi, in ogni paese della Puglia, che sono paesi ricchi di arte e di storia. Quindi questo è quello che facciamo, è un'associazione adesso APS, diciamo associazione di promozione sociale, e quindi diciamo sotto l'egida dell'Archeo Club Nazionale, che è un'associazione che conta su 15.000 iscritti e ha la sede nazionale a Roma ed è un'associazione che ha più di 50 anni al momento, quindi veramente qualcosa di importante, insomma. Per quanto riguarda l'evento di domenica, è un evento che l'Archeo Club fa comunque dal 2013, quindi non è certamente il primo anno che lo facciamo. A parte l'interruzione del periodo Covid, per ovvie ragioni, diciamo, l'abbiamo sempre fatto. E lo scopo, qual è lo scopo di Chiese Aperte? È far conoscere le chiese che sono solitamente chiuse. Ecco, come potrete notare, insomma, non c'è né la cattedrale, né Santo Domenico, né Santa Maria Maggiore in questo elenco. Sono le chiese che stanno sostanzialmente in tramegna nel centro storico, all'interno delle vecchie mura non più esistenti, quindi all'interno del centro storico, che diciamo, negli anni passati aprivamo sette chiese contemporaneamente. Quindi adesso San Benedetto in ristrutturazione, altre chiese, ci sono problemi tecnici e quindi quest'anno ne stiamo aprendo quattro. Ecco, quindi lo scopo è far conoscere questi scrigni d'arte, le tradizioni, la storia, la parte architettonica, artistica, dei dipinti, delle sculture, di tutto quello che vi è all'interno. Le chiese sono la chiesa conventuale di Santa Chiara, quindi Santa Chiara, poi San Michele Arcangelo, che sarebbe più comunemente conosciuto come Sant'Angelo. Poi abbiamo Santa Maria Addolorata e Santa Maria Immacolata. Non stiamo aprendo, ecco, San Benedetto, perché sono ancora in corso lavori di ristrutturazione. San Rocco quest'anno non lo stiamo aprendo, che è anche molto carina, però diciamo, è un po' fuori dal circuito in questo momento, perché è la più distante. E Santa Maria, perché diciamo, ho deciso di non fare una chiesa piccolina, quindi fare delle viste un po' più complete. Allora, non c'è bisogno di nessuna prenotazione, perché ognuna di queste quattro chiese di cui ho parlato è aperta con una guida dell'Archeo Club all'interno. E non ci sono nemmeno orari di inizio di visita, quindi dalle 18 alle 20:30, quando diciamo, entrano un po' di persone, parte la visita, arriva altra gente, sente se vuole dal punto in cui è arrivata e poi ricomincia un'altra visita. Quindi abbiamo queste 2 ore e mezzo, visite di continuo. Quindi poi, e non c'è nemmeno nessuno che accompagna i visitatori da una chiesa all'altra,
Loro girano, decidono quali andare a vedere, in che sequenza. Troveranno in ogni chiesa una guida dell'archeoclub. Noi facciamo questa forma ed è gratuita, assolutamente gratuita come visita. Questa è veramente una bella e un qualcosa perché fa conoscere delle chiese che molti che abitano anche in zona dicono: ma sono venuto tante volte. Poi in realtà conoscere la storia, le vicissitudini sono belle, belle esperienze.